Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. Credibile Quarantine c'aveva un sacco, cioè funzionava bene secondo me, io mi rendevo conto che funzionava perché c'aveva un sacco di condivisioni, di cose eccetera, perché quello era un momento in cui c'era un po' la sensazione che di fronte a questo super sconvolgimento stavamo tutti sulla stessa barca. In realtà, posto che non è mai stato vero questo, nel senso che in realtà qualcuno ha detto una volta una roba che secondo me era molto intelligente, non l'ho detta io, quindi non mi posso prendere i meriti di questa roba, che stavamo tutti nella stessa tempesta, ma stavamo su barche molto diverse l'uno dall'altro, perché chiaramente chi stava chiuso dentro casa in 30 metri quadri, in 30 metri quadri, in 5, non stava come chi aveva una villa col giardino. E la serie fatta col G8 di Genova è una roba su cui io mi ero abbastanza impuntato, nel senso che era una cosa che, siccome la serie non parla nello specifico, l'argomento della serie non è politico nel senso militante del termine, poi ci sono delle robe che sono politiche perché le nostre esistenze sono politiche, però non era una serie politica eccetera, a me però mi andava che comunque questa serie da subito si collocasse nel mondo e che chi la vedeva sapeva dove si situava, che tipo di valori c'aveva e come si metteva in una bussola valoriale generica. Questa cosa qui, per esempio, del G8 di Genova, comunque non tanto da Netflix, a cui non gliene fregava un cazzo di niente, eccetera, ma da tutta la parte, diciamo, italiana della produzione, c'era la paura che guardi e querelassero, allora proviamo a dire una roba diversa, magari mettiamola più soft, che non si capisce bene chi è, eccetera. Cioè, diciamo, un timore di questa roba ci sta, è pure vero che se tu non fai delle forzature nel momento in cui c'è il coltello dalla parte del manico, non le fai mai nella vita, quello è l'unico momento in cui vale, cioè in cui le puoi fare senza che nessuno ti... Non vuol dire niente. Io non mi sono mai trovato di fronte a situazioni censorie. Qualsiasi cosa ci metto dentro è difficile che qualcuno mi dica no, questa roba non la puoi dire perché non va bene, perché se comunque c'è un pubblico in qualche modo questa roba la consuma, allora nessuno mette bocca. Certo che se tu invece non c'hai la forza di quel pubblico e non c'hai quindi la forza di un mercato che ti dice questa roba, allora quello è il momento in cui tutti te possono dire guarda questa roba non la mettere, questa...